Questo GG11 non ha la procura soltanto di giocatori, ma anche di allenatori. Se noi scendiamo, allenatori assistiti, lo vedete qua sotto. Guardate chi c'è come primo nome. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi, in questo mercoledì 8 maggio, siamo riuniti per parlare un po' di una notizia di calciomercato, perché onestamente questa notizia la voglio un attimo commentare. Perché a mio avviso è importante. Prima di cominciare, però, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. È totalmente gratis e poi attivate anche la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Voglio parlare di una notizia di calciomercato che è uscita oggi e la fonte è tuttomercatoweb. Di chi parliamo, ragazzi? Parliamo di Lindstrom. Per fare un riassunto, secondo tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe deciso di cedere Lindstrom in estate. Diciamo, il Napoli, secondo sempre tuttomercatoweb, non è convinto, è rimasto deluso dalle prestazioni di Lindstrom e quindi starebbe pensando addirittura a una cessione. Ci dicono che il giocatore ha un mercato discreto in Bundesliga. L'anno scorso fu pagato bei soldi, 30 milioni e contratto fino al 2028. Come vi ho detto anche nei giorni scorsi, io evito di parlare di calciomercato relativo ai giocatori perché fino a quando non si annunciano il DS e l'allenatore, a mio avviso non ha senso parlare di giocatori, specialmente in entrata. In uscita qualche ragionamento si potrebbe fare, però dipende sempre dall'allenatore che verrà e in generale quelle volte in cui faccio un video per parlare di calciomercato in entrata lo faccio principalmente per smentire la notizia e la voglio fare anche oggi perché ragazzi secondo me cedere Lindstrom oggi non ha assolutamente senso e parlo da un punto di vista prevalentemente economico ma anche da un punto di vista del valore del calciatore perché ragazzi io faccio sempre il paragone con Lozano. Vi ricordate Lozano arrivò l'anno che ci fu il famoso ammutinamento e lui in primis soffrì di un anno comunque negativo perché giustamente i nuovi arrivati devono, diciamo, poggiarsi tra virgolette sui vecchi, su quelli che sono già presenti. E in genere il primo anno è sempre quello dell'ambientamento. Ma se l'anno in questione è un anno come quello che stiamo vivendo oggi, è normale che l'ambientamento e in generale il calciatore nuovo ha molta più difficoltà nell'inserirsi sia nello spogliatoio che negli schemi tattici. Un'altra cosa importante, Lindstrom, noi sappiamo benissimo che è stato comprato non perché poteva servire tatticamente parlando, non si discutono il suo talento, i suoi valori tecnici, ma Lindstrom è stato comprato essenzialmente perché c'erano dei soldi l'anno scorso da spendere, e se tu non li avessi spesi quei soldi, li avresti persi in tasse, perché così funziona. Quindi Lindstrom è stato comprato principalmente perché non si volevano perdere questi soldi che erano avanzati in tasse. Si è andato a prendere un calciatore che tatticamente parlando nel Napoli non ha una collocazione, perché se tu giochi col 4-3-3, quindi con le ali e la punta centrale, Lindstrom dove lo vai a mettere? Lindstrom non è un'ala, lo abbiamo capito. Lui a Francoforte giocava principalmente trequartista e giocava nei mezzi spazi. Non è un'ala pura che sta sulla fascia e si accentra, ok? Non ha quelle caratteristiche. E quindi collocazione tattica che non corrisponde poi all'idea di gioco che vuole proporre il Napoli, perché il Napoli 4-3-3 e non ci si schioda da quel modulo, perché bisogna. E a Napoli esiste solo il 4-3-3 con le ali, tutto il resto non esiste. Aggiungiamoci l'ambientamento difficile e in generale un'annata che è nata male ed è finita peggio e praticamente la frittata è compiuta. Lindstrom non ha giocato praticamente quasi mai, quindi andare a cedere oggi Lindstrom cioè, ti fai un autogol perché lo vai a cedere nel momento peggiore e nel momento dove c'è il picco per quanto riguarda la svalutazione. Quando l'hai comprato valeva 30, oggi ne varrà di meno, ne varrà 20 probabilmente. Ora non so il metodo preciso, ma di certo si è andato a svalutare e quindi andarlo a vendere oggi, secondo me, è una roba che non ha assolutamente senso. Cosa puoi fare? Devi soltanto, secondo me, andare a prendere un allenatore che va a valorizzare e che utilizza questo tipo di giocatori. Quindi ti servirebbe magari un allenatore che utilizza il sottopunta, il trequartista.
c'è bisogno di trovare una collocazione tattica al calciatore. Secondo me quello è il problema principale. Perché poi, se la situazione attorno a lui funziona, secondo me Lindstrom può dire assolutamente la sua. Così come la possono dire Cajuste e Nathan. Questo è un discorso che vi feci qualche settimana fa e in cui io onestamente ne sono convintissimo. Cioè, Nathan, Cajuste e Lindstrom non sono pippe, non sono neanche i nuovi Messi e Neymar, chiariamo, cioè nessuno sta dicendo che sono fenomeni, però di certo sono giocatori validi se messi in un contesto tattico e in generale, diciamo, che funziona, ok? È normale che se tu prendi questi tre giocatori e li inserisci in un contesto come quello di quest'anno, sono i primi che faticano. Lindstrom l'anno prossimo, se messo in una collocazione tattica che lo mette al centro del progetto e che lo valorizza in generale, sì, io sono convinto che l'anno prossimo farà una stagione importante e poi chissà, può essere pure che raddoppierà di valore, così come può bissare un flop e quindi a quel punto ci sta anche cederlo. Storicamente non ricordo investimenti fatti un anno prima per poi essere ceduti l'anno dopo. Non me le ricordo onestamente, perché comunque ricordiamoci sempre che Lindstrom è stato pagato 30 milioni. Per il Napoli è un investimento bello, bello pesante. E non ce lo vedo il Napoli, diciamo, non credere più in un investimento fatto l'anno prima, ok? Quindi io non credo che Lindstrom verrà ceduto, ma penso che un altro anno, diciamo, gli verrà dato e si cercherà in tutti i modi di valorizzarlo. Però diamo per scontato, facciamo il caso opposto, diamo per scontato che Lindstrom venga ceduto, ok? Chi puoi andare a prendere? Allora, il nome che si sta facendo ultimamente è quello di, diciamo, di un giocatore che io onestamente amo alla follia e che quest'anno mi ha fatto vincere, mi sta facendo vincere il Fantacalcio perché ancora non è finita. Il nome in questione è un nome dei paesi nordici, è un islandese che gioca attualmente nel Genoa. Stiamo parlando, ragazzi, di Albert Gudmundsson, un giocatore a mio avviso sontuoso e che pagherei di tasca mia per vederlo al Napoli. C'è però qualche problema. Allora, innanzitutto la valutazione. Dopo l'annata che sta praticamente facendo, pare che il Genoa voglia almeno 35 milioni. Su di lui ci sono anche l'Inter e la Juve, quindi è abbastanza difficile andarlo a prendere. Nell'articolo sempre di questa volta di calciomercato.com praticamente ci viene detto che Gudmundsson è un pallino di manna. Ieri era Lukaku, oggi è Gudmundsson. Vabbè, su Gudmundsson ci può stare perché comunque è un profilo che almeno dal punto di vista anagrafico parliamo di un 25enne, è sicuramente anagraficamente parlando un profilo più alla Napoli. C'è però un problema nell'articolo di questo calciomercato.com e ve lo vado a leggere. Gudmundsson è un obiettivo reale per il Napoli a prescindere da quello che sarà la nomina del nuovo allenatore. Ecco, quest'ultima frase per me è sbagliatissima, perché vuol dire che tu ripeti l'errore che hai fatto con Lindstrom. Prendere un giocatore che ha una collocazione precisa nello scacchiere tattico, andarlo a prendere a prescindere dall'allenatore, è un errore da dilettanti, ragazzi. Gudmundsson, anche lui, secondo me, non è un'ala pura, sempre se tu vuoi giocare col 4-3-3, però questo è un discorso che si lega sempre all'allenatore. Se arriva uno alla Pioli, uno alla Italiano, che appunto utilizzano il trequartista, allora uno come Gudmundsson, uno come Lindstrom va benissimo, ragazzi. Gudmundsson, secondo me, è un giocatore un po' alla Lindstrom, cioè un giocatore che gioca principalmente per vie centrali, poi sicuramente svarerà. Gudmundsson ha una heatmap pazzesca perché praticamente c'ha tutta la tre svaria su tutta la tre quarti, però di base è un giocatore, secondo me, che trova il suo habitat naturale nelle vie centrali, nei mezzi spazi. E lui nel Genoa gioca seconda punta barra sottopunta, perché poi ci sono delle volte dove gioca insieme a Vitinha e Retegui. Quindi è quella la sua collocazione. Non ce lo vedo come ala pura. La frase Gudmundsson obiettivo a prescindere dal nuovo allenatore, per me è sbagliatissimo. Perché vuol dire che tu vai a rifare l'errore che hai fatto con Lindstrom. È un obiettivo se il nuovo allenatore utilizza quel tipo di giocatore, altrimenti non andarlo a prendere perché sono soldi buttati, onestamente. Quindi questo volevo dire.
oggi. Ho voluto approfittare di questa notizia per dire un po' la mia su questa appunto notizia, visto che non c'è nient'altro da commentare, ragazzi. È che purtroppo quando sono queste settimane così, verso fine campionato, non c'è tantissimo di cui parlare. Voglio dire un'ultima cosa su Gudmundsson e ve la voglio far vedere. Questa è una cosa che lancio così, è una mia illazione. Siamo sul profilo di Transfermarkt di Gudmundsson, ok? Come potete vedere qui c'è il procuratore che si chiama GG11. In questo caso parliamo di un'agenzia, ovviamente. Se andiamo a cliccare sul nome GG11, ci comparirà magicamente, se magari caricasse, la lista di tutti i giocatori che sono appunto sotto la supervisione di questa agenzia, ok? Guardiamo i nomi. Dragusin, Traoré, Gudmundsson fa parte di quella procura che questo gennaio, diciamo, ha risolto la trattativa con Traoré. Vi ricordate cosa dicevamo a gennaio? Cioè, riguardo a Dragusin, che praticamente anche lui aveva la stessa agenzia di Traoré, quindi probabilmente il Napoli avrà parlato con i procuratori di questa agenzia riguardo Dragusin, abbiamo detto: senti, ma non c'è qualche altro nome della vostra procura che magari ci può fare al caso nostro? E probabilmente, secondo me, così è andata a finire per Traoré. Potrebbe succedere ipoteticamente la stessa cosa con Gudmundsson, perché è strano che viene fatto il nome di una procura che ha in contemporanea Traoré nel Napoli, ok? Quindi secondo me un fondo, ma proprio fondo di verità sottile c'è. Poi ripeto, tutto dipende dal nuovo allenatore. Se arriva uno che gioca con 4-3, Gudmundsson, mi dispiace, lo amo alla follia, lo vorrei vedere a Napoli per l'eternità, ma non ti serve a niente. Se arriva uno che gioca, che so, con l'attacco a 2, con il sottopunta, allora Gudmundsson lo vado a prendere a piedi io da Genova e ve lo porto. Ultima cosa, prima di chiudere il video. Questo GG11, questa agenzia, non ha la procura soltanto di giocatori, ma anche di allenatori. Guardate bene. Allora, se noi scendiamo, tra l'altro c'è anche Ambrosino come procura di questo GG11. Se noi scendiamo, allenatori assistiti, lo vedete qua sotto. Guardate chi c'è come primo nome. Stefano Pioli. Io la butto lì. Non dico che mo viene Pioli per sta cosa, però attenzione, perché così come possono parlare per Gudmundsson, lo possono fare anche con Pioli. Io, quando ho visto sta cosa, dentro di me una lampadina si è accesa. Non si sa mai. Io ve la butto lì. Poi magari si rivelerà una cazzata e fa niente. Però attenzione, perché c'è questo Pioli selvatico che è uscito fuori così dal nulla. Comunque, per concludere, ragazzi, facciamoci un attimo un giretto sul report allenamento del Napoli, perché sono uscite delle cose interessanti. Allora, abbiamo praticamente Dendoncker, Raspadori e Kvara che hanno svolto personalizzato in campo, considerando che sono rimasti domani e venerdì come gli ultimi due allenamenti, perché si gioca sabato. Idealmente, secondo me, questi tre giocatori li rivedremo almeno tra i convocati. Non credo che riusciranno a recuperare dal primo minuto, forse Kvara, perché con Kvara è indispensabile, e anche se c'ha una mezza gamba rotta deve giocare lo stesso. Sicuramente torneranno tra i convocati e saranno a disposizione magari nel secondo tempo, a partita in corso, però credo che ce la faranno. Personalizzato in palestra per Zielinski. Occhio, ragazzi, a Zielinski, perché potremmo rischiare anche di averlo già salutato anzitempo, perché comunque mancano tre partite e sicuramente io credo che Bologna la salterà. Forse per l'ultima contro il Lecce tornerà forse prima, però attenzione, perché questo infortunio non sembra una cosa leggera. E quindi, ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere nei commenti un po' la vostra sul Nystrom e su Gudmundsson, se vi va. Detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Stasera si gioca Real Madrid Bayern Monaco, stasera un po' di calcio serio ce lo guardiamo, e niente, noi ci vediamo alla prossima, ragazzi, e sempre e comunque Forza Napoli.